Buongiorno e benvenuti al Viola Park, questa Fiorentina Pomigliano, si gioca la giornata 13 del campionato Serie A femminile eBay. Povellino. Giocata di Polito! Wow! Che parata di Schlofenegger, ma è tutta l'azione che è una meraviglia! Così, palla che scende, direzione angolino, non è d'accordo Schlofenegger. Prima grande occasione della partita per il Pomigliano, che insiste. Conclusione ancora, reattiva Schlofenegger, sempre sulla 10, che sta creando il terremoto nella difesa della Fiorentina. La tiene in campo Giorgieva, vero Bocchete, va sul sinistro, altro cross e Johan Stottir centra Buigas. In area di rigore, conclusione, eccolo il gol che stappa la partita, 1-0 Fiorentina, la firma di Johan Stottir. Lascia rimbalzare, si coordina e calcia così. Gol meraviglioso di Johan Stottir. 1-0 Fiorentina. Palla larga di Johan Stottir. Mijatovic con Erzen alle sue spalle. L'imbucata per lungo. Raccoglie Vero Bocchete. Buigas. Arvel cross per Nambi. Vero Bocchete può solo prolungare. Posini, cross di prima intenzione. Eccolo il pareggio da parte di Ferrario, meritato per il Pomigliano. È 1-1. L'azione del Pomigliano, cross delicato, puntuale l'appuntamento. La numero 28 fa 1-1. Longo, larga Mijatovic, cross a cercare Catena di testa, poi la rovesciata, tanto per cambiare Johan Stottir negli inserimenti. La Fiorentina sostituisce la numero 20 Mijatovic con la numero 17 Janoci. Vediamo se il cambio si fa, meno inizialmente ha chiesto quello lo staff medico. Occhio, un pallone dentro, Rabo, Arve, poi forse un tocco con la mano senza forze, calcio di rigore per il Pomigliano, fallo di mano questo di Lundin, il tocco con la mano. Va Ippolito Schlofenegger, para il rigore, si resta sull'1-1, tirato malissimo da Ippolito, molto male Ippolito, viene chiuso da Severini, vince la sua fisicità, Catena, Vero Bocchete, allarga con Buiga, superata, non riesce a fare male Johan Stottir. Cross alzato di testa, traversa ancora Johan Stottir, si gioca Severini al cross, libera Cagliazzo, il cross Johan Stottir si butta dentro di testa, traversa, poi schiaffeggia Buigas il pallone, altro pallone lungo, Hammerlund, il cross basso, Lundin, Hammerlund la mette sul secondo palo, Buigas, e poi arriva il gol di Janoci, la ribaltata la Fiorentina, 2-1. Buigas non precisa, Janoci con l'aiuto del palo
Azione costruita dalla Fiorentina, che trova il tocco vincente della 17. Iannoggi, Amberlund ancora a scappare via, lato corto dell'aria, all'indietro Iannoggi si coordina a sinistro all'angolino, il palo è ancora amico per Iannoggi. 3-1 Fiorentina, titoli di coda con 8 da giocare. 3-1 Viola. Finta di Bocchete, ancora Bocchete, vuole Amarlund, non la trova, rinvia Picella, fisca tre volte Gavini. Fiorentina Pomigliano, è storia. 3-1 per la Viola.